Salve, care amiche ed amici, dal vostro Santen Chan ci ritroviamo di nuovo insieme per un nuovo tutorial della mia rubrica Gastronomia Casareccia. Nella puntata odierna faremo merenda con un dolcetto con perline bianco e nere che presumibilmente dovrebbero essere a base di cioccolato bianco e nero. Un dolcetto tipo budino liquido con sapore a vaniglia, con aggiunta di crocchette sferiche ricoperte di bagno di cioccolato bianco e nero di pasticceria. Adesso procediamo all'unpacking. Ecco qua che si compone di due unità, il dolcetto propriamente detto, che non so che cosa sia, e le perline. Un momento. Eccomi qua. Dicevo, abbiamo fatto l'unpacking, adesso facciamo l'apertura. Bianche e nere. Questo è un tutorial di gastronomia casareccia, come fare. Adesso sono le Dovrebbero essere le 6:30. Come fare merenda con un dolcetto di queste caratteristiche? Questo è il mio tutorial per voi. Dopo che da tanto tempo non ne facevo uno, sarà sempre un tutorial su come fare merenda con un dolcetto. Ne ho fatti altri, però mai uno con queste caratteristiche e soprattutto adottando la presente prospettiva. Com'è? Buono! Che sapore ha? Aspetta un po' che provo di nuovo. Ah, dolcetto! Per forza! E dolci. Buono, buono. Perline rimangono sopra il cucchiaio, quindi non ve le posso fare vedere da questa ripresa, perché sennò
Ecco, già è accaduta una. Si inzuppò il cellulare. Poi mi tocca caricare il cellulare, perché ho scoperto che con una app che si è attualizzata di YouTube è possibile direttamente caricare dal cellulare il video. Il video che mi viene 320x240, credo. E tanto non mi va più di stare tanto tempo al computer per dargli il formato, farlo un video gigante, poi perdere 2 ore per caricarlo in YouTube. Con questo schiaccio un bottone e già parte solo. Tanto molti video belli che si vedono in YouTube addirittura sono 180x120, 177x144. Perché voler fare un video 1080x1920? Che magari 20 minuti ti prendono tempo per convertirlo, per editarlo, un'ora e poi 3 a caricarlo. E poi per fare che magari uno parla soltanto, no? Allora no, non serve. Io ne ho fatti molti di video in Full HD o addirittura in 4K. E ci ho speso tutto il. Forse un domani ne farò altri. Buono sto dolcetto. Che dirvi? Mi è piaciuto, per forza. Se non mi fosse piaciuto, non me lo sarei mangiato. È una soluzione per fare la merenda. Forse io dopo mi prenderò pure un bicchiere di latte. Saluto a tutti, a un mucchio di persone, che mi hanno fatto dei commentari. Quindi magari non saluto qualcuno per non fare un torto ad altri, però che tutti quelli che mi hanno salutato e commentato, pensino che li sto salutando. Oggi ho caricato qualcosa in Spreaker nel mio canale radio Santen Chan, quindi un saluto anche a tutti i miei amici e amiche di Spreaker. Il dolcetto, no? Che sta scendendo. E quindi poi. Ho caricato molte cose le ultime settimane nel mio profilo o account di Google Plus Santen Chan. E se volete andare a vederlo, ci sono delle foto e dei video. Un saluto al mio carissimo amico giornalista Marco Travaglio. Sempre che posso gli dedico dello spazio, dei commentari, perché so che lui ama avere dei suggerimenti. E quando vuoi, Marco Travaglio, rispondimi e io sto qua, cioè nel canale, cioè anche in Facebook Santen Chan e Twitter Santen Chan, praticamente quasi non c'entro più, perché mi è più comodo attualizzarmi in Google Plus, anche se ho degli amici e amiche in Facebook, che ogni tanto devo ritornare per salutarli. Poi non so che altro dirvi. Devo fare dei commentari ai libri, ma li sto leggendo, se no, anche se li ho letti da anni, poi magari mi scordo delle cose. Poi che dire? Che sempre mi propongo per essere il capitano della nave. L'ho detto pure su Spreaker. Su Spreaker non ho trovato un profilo di Marco Travaglio, per dire, ma su YouTube c'è Marco Travaglio e anche il nostro amico Santoro. Michele Santoro, che saluto pure a lui, ciao, e anche a Vauro. Però ecco,
con Marco Travaglio ci avevo sospeso questo, che lui cercava un capitano per la nave e io mi sono presentato. Poi, ascoltando tutto quello che si sente nei telegiornali in questi giorni su tutti i capitani del PD che hanno, diciamo, i loro brogliacci di navigazione, le loro bitacore per conto loro, che sembra che ognuno c'è una bitacora nella nave del PD, per quello va alla deriva. E infatti l'ha voluta anche alterare Schettino la bitacora, no? Dopo l'incidente. E per quello che io mi propongo come capitano, perché tanto gli altri sembra che già stiano discendendo dalla biscagina. Io magari sono l'unico che invece ci voglio risalire per davvero per condurre a buon porto la nave. Che qualcuno mi ha chiesto giustamente, c'è un nome molto alfanumerico che non riesco a ricordare. Concludi quello sul porto e il Lido. Beh, ho molte nostalgie di Ostia Lido anche, fra l'altro. Comunque non c'entra niente. Beh, un'altra volta finirò la metafora, come mi ha chiesto un amico, una persona che mi segue, sul Lido senza porto o porto senza Lido. Adesso vi saluto cordialmente, il vostro Sant'Enchan. Ciao, qui finisce un altro tutorial gastronomia casareccia facendo merendina. Ciao.